Crapa pelada la fai turtei, che nel danninghe soffra dei. Oh, di soffra dei palla frittata, che nel danninghe crapa pelada. Oh, è il secondo film che realizzi con Isabella Aragonese, dopo Mio fratello rincorre i dinosauri, adesso La guerra è finita. E com'è stata questa tua esperienza? Allora, sono davvero onorata di averne fatto parte, ho trovato anche qui un ambiente bellissimo, ho imparato davvero tanto e sono davvero contenta di aver potuto fare questa serie e di aver potuto approfondire anche questo argomento davvero molto importante per la nostra storia. E tramite appunto letture, documentari, film e sì, sono davvero grata e io adesso continuo sempre a studiare, sono appunto proprio all'inizio e non me la dimenticherò mai. Avete girato diverso tempo nel nostro territorio, tu sei originaria della provincia di Parma, che cosa rappresenta per te poter iniziare il tuo percorso di attrice proprio con dei film sulla regione in cui vivi? Ma certamente c'è anche un po' di orgoglio, perché il fatto che in entrambi i progetti Emilia Romagna abbia dato così grande disponibilità per il cinema e per la TV ti riempie di orgoglio, perché comunque la tua regione sì. È una dei giovanissimi che cercano di ricostruirsi una vita dopo la terribile esperienza in un lager nazista. Sono giovani come sei giovane tu ora, in un altro tempo. Tu, ragazza di oggi, come percepisci la memoria e come hai preparato questo personaggio? Mi sono documentata e poi grazie anche alla bellissima sceneggiatura di Santo Petraglia mi è piaciuto molto vivere il personaggio di Nicole, interpretare Nicole, perché è una ragazza che, per esempio, lei riuscirà a tornare anche a tornare alla vita grazie alla passione che ha per lo studio e per la lettura. Sono quelle che poi le permetteranno di riapprocciarsi di nuovo alla vita e di tornare poi anche a sorridere. E quindi penso che questo personaggio mi abbia anche insegnato molto, mi abbia fatto vedere le cose con un altro punto di vista. E quindi penso che sono davvero contenta di aver incontrato questo mio personaggio. Qui è una persona molto sensibile, che per esempio all'inizio è molto chiusa in se stessa, ovviamente non vuole assolutamente parlare dei campi, cerca sempre un modo per evitare di entrare in quell'argomento. Qui è una ragazza per sé introversa, che spesso sta in solitudine, e mi ha potuto, rivedendo le cose dal suo punto di vista, penso che mi abbia lasciato dei messaggi importanti che non dimenticherò mai. Crapa pelada la fai turtei, che nel danninghe soffra dei. Oh, di soffra dei palla frittata, che nel danninghe crapa pelada. Oh,